Salve a tutti, Antonio Cianci, Raccatafilm per voi, a gran richiesta, un film diretto da Moccia, tratto da un romanzo bestseller di Moccia, recitato da Cani sotto la guida di Moccia, ma elogiato dagli utenti di Commenti Shock. Prego! Bello, 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 soprattutto lei. Non è fantastico, ma a me è piaciuto anche se sono un maschio. Una storiella di giovani adolescenti emancipate che desiderano ardentemente l'amore e fare all'amore. Voto 8. Avete capito qua come siamo messi? Carino, soprattutto lei. Un 7 lo riserviamo a Michela, quattro ciocche, una dea scesa sulla terra, l'ultima grande diva rimanente nel panorama del cinema italiano. Le auguriamo una carriera ricca di opportunità. Si è visto, no? Nonostante tutto, carino, carino, 7. Qualcuno forse si aspettava finale a sorpresa? Non stiamo di certo parlando di un thriller. Comunque, a mio avviso sia Bova che la quattriciocche se la sono cavata bene, bene. Lei oltretutto ha la prima esperienza, stendiamo le lodi alla sua grandiosa prova attoriale, capace di bucare lo schermo, di farci sognare ad occhi aperti, ormai è all'apice della sua carriera, la ricordiamo per Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare questi pensieri mi vengono veramente dal cuore. Avendo letto il libro forse l'ho guardato in modo più profondo, occhio che si apra la parentesi a luce rosse, oppure no. Ma resta comunque una bellissima storia d'amore. Mi ha veramente emozionato, chiaramente il libro ti dà molto di più. Ma anche il film è un ottimo capolavoro. Lo consiglio veramente tanto, ma arriviamo al succo della questione. Perché il 10? Parliamoci chiaro. Quanto è bello Raoul. Come vi ricordate in Twilight, quanto è bello Pattinson. Massimo dei voti. Do un bel 7,5 perché il film, anche se presenta dei tratti molto banali, ha molto da insegnare sull'amore. C'è qualcosa che non mi quadra all'interno di questa affermazione, roba del tipo che 500 giorni insieme può accompagnare solo. La bella storia tra un adolescente e un uomo molto riservato ma allo stesso tempo molto e dolce. Un film che ci vuole lasciare un messaggio sociale, non l'avevo colto all'interno di questo film. Vai avanti, sono curioso. È molto sentito a cui la differenza di età tra due persone diviene invisibile e la passione diviene prima di tutt'altro. Ok, afferrato il concetto. Consiglio molto il film sia per l'eccellente regia di Moccia, con delle inquadrature veramente ispirate, volte a valorizzare l'animo dei personaggi tormentati all'interno del girato, che per l'attore Raoul Bova, che nella sua parte sa essere molto serio ma anche molto ironico, versatile, che sa adattarsi ad ogni genere di film, la sua migliore interpretazione, dai, buttiamola lì. Bel film, guardatelo, certo, come no. 10 solo per la Michela Quattrociocche, che caccia ragazzi. Avviso a tutti i presenti, aperta la caccia a Michela Quattrociocche, sparare a vista, ripeto, sparare a vista. Ragazza semplice, pulita, pulita, ci mancherebbe. Come poche ne sono rimaste in giro, purtroppo sia solo tutto un film. Non sto neanche qua a decifrarlo. Che commento del cazzo è? È più realistico Alien vs Predator. Ok che c'era la Bova di mezzo, ma che diamine di vacca boiazza di confronto è questo? Cioè, me lo potete spiegare? Non... A parte il realismo credevo molto peggio, e poi cioè, alziamo la media voto, perché? Perché cioè, è pieno di gnocche, vagonata di gnocche da paura, dico. In fin dei conti devo dire che non è malissimo, quasi quasi lo consiglio, per la figa, no? Non lo so, cioè, ma stiamo scherzando. Voto 10, lei è una figa. Lui è un figo, voi siete sfigati. Non andate a guardare i film solo per criticarli, c'è di meglio da fare, in caso vi spiego cosa. Non lo spiega neanche, lascia tutto in sospeso, hai buttato giù due righe perché cosa? Cosa ci volevi comunicare? Cosa volevi dimostrare? Dannazione, porca puttana! Cioè... Non... Bellissimo! Non ho dato 10 solo perché
La protagonista non ero io. Tutte, proprio tutte si vorrebbero ritrovare nei panni della Quattro Ciocche. La trama bellissima, ok, bellissimo, bellissima. Gli attori bravissimi, poi vogliamo mettere la roba con la Quattro Ciocche. Bellissimi entrambi, dai. Bellissimi di nuovo, quindi. Anche per quanto riguarda la colonna sonora è stata bellissima. Che dire, bellissimo. Trama bellissima, regia bellissima, attori bravissimi. Lui è un figo, lei è una figa e voi siete sfigati. Ci stava ancora nel mucchio. Correte a vederlo, Moccia, questa volta si è superato. E io ne rimango allibito, sconcertato, amareggiato. Aiuto. Antonio Cianci, Raccata Film, finito. Perso fiducia nell'umanità. Saluto a tutti. Alla prossima.